questa domanda che apre un mondo di opportunità, perché dipende da quale quartiere ti riferisci, offre diverse opportunità. Dico i quartieri che mi vengono in mente, il quartiere di Cremanova rispetto al centro storico, che è diviso dall'area degli ex stalloni. Ritengo doveroso aprire il centro verso i quartieri, così che si cerca verso il quartiere di Cremanova, così che il quartiere di Cremanova di fatto si unisse al centro storico e fosse sempre meno un quartiere e un po' più centro. Idem il quartiere di Castelnuovo. Il quartiere di Castelnuovo, come sono stato oggi, rappresenta nella parte, diciamo, degli Stati Uniti, dagli Stati Uniti in poi, è completamente staccato rispetto alla realtà di prima e alla realtà di San Bernardino. E molte persone, in modo particolare di una fascia di età medio-alta, lamentano il fatto che non c'è la possibilità, o meglio, fanno troppo fatica a raggiungere il centro storico e chiedono delle modifiche significative alla viabilità per attraversare con più facilità quel tratto di linea ferroviaria. Quindi richiedono anche un impegno molto importante. Quartieri particolarmente significativi in termini di popolazione sono il quartiere di Ombriano, il quartiere dei Sabbioni, che rappresentano delle criticità, hanno delle criticità o sentono delle criticità molto elevate. Soprattutto il quartiere di Ombriano, mi riferisco alla Viale Europa, è evidente che è proprio una zona assolutamente martoriata per una presenza significativa di aziende dismesse, tra le quali l'ultima, perlomeno come cronologia, anzi in realtà è la penultima, perché l'ultima è la extra. Mi riferisco allo scempio della Caris, che c'è stata lasciata in eredità, ma se si prosegue si vede che anche in Ombriano ci sono delle grossissime difficoltà e in ordine alla viabilità e in ordine ai servizi di cui parlavo prima, come per esempio i parcheggi. Su i Sabbioni invece le cose che mi sento di mettere in evidenza è un intervento, e questo Stefania lo chiedo anche a te, indipendentemente da chi vincerà domenica, c'è la zona dell'housing sociale che ha bisogno di un intervento significativo, perché lì ci sono 90 famiglie fortemente in difficoltà e il sistema delle responsabilità tra la Regione Lombardia, la Carico, il Fondo Futuro, il Fondo di qui e il Fondo di là, di fatto ci sono 90 famiglie che sono state sostanzialmente, più o meno volontariamente, prese in giro dalla situazione, e anziché un housing sociale, quello sta diventando sempre meno housing e sempre meno sociale. Quindi l'invito è: prendiamo cura, perché lì c'è una zona molto molto delicata e gli animi sono molto molto accesi. Chiaramente non ho elencato tutti i quartieri, perché se no dovrei parlare per Gonzalo, dovrei parlare di San Carlo, dove questi sono i quartieri che mi sono venuti in mente prima di tutti. Grazie. Volevano tanto bene quando ricordavo che era il periodo dei quartieri, ma
ma io continuo a ritenere sempre scindibile. E anche quest'ultimo giro, l'hai provato anche tu, Chicco, mette in luce come se tu non sei presente fisicamente, ma non ci cammini, non basta passarci in bicicletta, non basta passarci in macchina, devi proprio starci e vivere il quartiere, vedi tutta una serie di elementi di criticità che poi sei in grado di rilanciare. Lo deve fare l'amministratore, non lo può fare qualcun altro. Trovatemi qualcuno che lo faccia, io dico che l'amministratore deve andarci, quindi prima cosa le visite, secondo tema sociale la rete, continuare su quel fronte lì che è un fronte che dà risultati. Punto 3, il nostro programma dice una piazza per ogni quartiere, l'esperienza virtuosa di Crema Nuova ci dice che laddove si riesce a investire con qualche iniziativa di decoro urbano, qualche potenziamento della socialità sulle piazze, sui punti di ritrovo nei quartieri, c'è un beneficio dal punto di vista delle relazioni, della socialità, e dove c'è un beneficio della socialità si creano dei legami, fare legami è la nostra sfida, quindi continuare a investire, e quindi abbiamo tante piazze, abbiamo tanti luoghi di ritrovo. Poi può voler dire che in alcuni luoghi facciamo più di una piazza, perché si citava Ombriano. Ombriano ha tre anime, l'anima della via Chiesa, l'anima di via Pagliari e via D'Andrea, l'anima di via Montenevoso, quindi sono tre quartieri quasi in uno. Ecco, lì evidentemente una piazza non basta a raccogliere la socialità di 5.000 abitanti, però ecco, la suggestione della piazza secondo noi vuol dire molto l'incontro, la relazione. Poi ovviamente queste piazze bisogna anche fare in modo che si riempiano di qualche evento culturale, musicale. Con la Fondazione San Domenico si è già provato e si continuerà a portare anche iniziative musicali, artistiche nei quartieri. Certamente collegamenti ciclosedonali un pochino più facili. In questi 5 anni abbiamo privilegiato le ciclabili di collegamento esterno. Forse adesso è il caso di porre un pochino più di attenzione a quelle ciclabili che, abbiate pazienza, cittadini di Crema, non sono nate come ciclabili, quindi vanno un pochino ritagliate. Però c'è un po' questa esigenza di connessione, se vogliamo far andare la gente in bici, dobbiamo anche far andare in luoghi sicuri. Le bacheche, i token nelle piazze, nei quartieri, altra modalità per comunicare, poche comunicazioni però chiare su quello che avviene in città o anche in comune, comunicazione, ecco, immaginare quindi questi token nei quartieri della città. C'è un tema legato alla viabilità, questi sono temi che ovviamente ogni quartiere vede in modo specifico, anche se i temi della viabilità sono sempre molto complicati perché sono tutti degli ingegneri di viabilistica, poi in realtà le cose sono sempre un po' più difficili, però certamente un'attenzione che deve nascere dallo studio teorico, dall'approccio teorico, ma poi anche dal confronto con i cittadini. La mezza domanda per chiudere, un sogno per Crema. Beh, io mi sento di dire una cosa attesa da 40 anni è il superamento della barriera ferroviaria, quindi io voglio essere piuttosto prosaica, però che dico che quella è l'opera più sfidante di un'amministrazione. Chicco. Io vorrei invece la possibilità di un dialogo sereno con tutte le forze politiche, cercando di valorizzare alcune caratteristiche che ho riscontrato in ogni movimento del PD e delle liste di Stefania Mella, l'idea delle piste ciclabili, mi piace tantissimo. Del popolo della famiglia, l'idea della famiglia che a me piace, ma così come della Mimma Erno, mi piace molto il tema della legalità. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, mi piace molto l'insistenza sulla trasparenza e dove ci sono punti in comune che si apprezzano, magari anche reciprocamente. Mi piace l'idea di aprire e di governare con un dialogo franco e sincero, anche attribuendo, per esempio, non so, ai consiglieri del 5 Stelle che tanto hanno a cuore i concetti di trasparenza, una specifica delega sul tema della trasparenza, dove il consigliere può vigilare sull'operato della giunta,
ma in modo molto, molto, molto sereno, con lo spirito di collaborazione, in modo tale che ciascuno si... Ho fatto l'esempio del Movimento 5 Stelle, ma potrei farlo per la Di Maiello o per altri.